affrontato 7 anni insieme, tantissime battaglie, tante vinte e alcune anche perse. E non solo da parte mia, che tra l'altro sono anche napoletano, ma da parte dell'intera città ci sarebbe il sogno di poterlo rivedere qui a Napoli. E la gente che ricorda il rapporto che ho avuto con lui, mi trovo sempre di fronte a una domanda senza soggetto. Torna? Quando torna? Ecco, non c'è il soggetto, ma io capisco ovviamente, e lo capiscono tutti. La storia di Maradona è la storia di Napoli, una città unica al mondo per l'entusiasmo provato nei confronti dei campioni del pallone. 20 anni prima del Pibe d'Oro, le strade si popolarono di tifosi impazziti di gioia per l'arrivo di Omar Sivori e il Cabezón. Con il giornalista Bruno Bernardi andiamo alla scoperta del pianeta Maradona e dei suoi 7 fantastici anni trascorsi con la gente partenopea. Omar Sivori, che ha preceduto Maradona, che è stato diciamo l'antesignano di Maradona anche come tipologia di gioco nel mondo, in Argentina e qui in Italia, prima a Torino, nella Juventus e poi a Napoli, e mi disse: questo è un fenomeno che fa a velocità supersonica quello che io facevo al rallentatore. Mi ricordo una festa quel giorno del 6 luglio del 1984, un San Paolo pieno di gente, c'erano 60.000 persone, solamente per vedere lui, per vedere Maradona. Si era detto, si era farneticato di un Maradona che sarebbe sceso in elicottero in mezzo al campo. In realtà Maradona salì dal sottopassaggio, e mi ricordo che venne ripetuto questo ingresso in campo di Maradona per ben 2 volte, perché per la prima volta venne aggredito dai fotografi e la gente non aveva visto niente, e la festa era stata organizzata per la gente, per cui pregarono Maradona di ritornare giù negli spogliatoi e di rifare questo ingresso da primissima donna sul terreno del San Paolo. E sono, sai, quei ricordi che difficilmente lo dimentica. Annata 1984-85. Nel campionato italiano di calcio, un Napoli in difficoltà viene salvato nel girone di ritorno dai gol straordinari e dalle funamboliche giocate di Maradona. Chi lo ha acquistato, superando una agguerrita concorrenza, ha intuito benissimo che quel giocatore argentino, già noto alle platee calcistiche di tutto il mondo, è un autentico fenomeno, destinato a entrare nella storia del calcio, a rinverdire la leggenda dei numeri 10 di Di Stefano e di Pelé. Il San Paolo, entusiasta, ne canta le lodi. La città lo ringrazia e il primo nato dopo i botti di Capodanno prenderà il nome di Diego Armando, come tanti altri figli che verranno. Maradona, l'ha fatto Dio. Ma Diego Armando com'è nato? Si narrano leggende. È nato povero.
È nato poverissimo. E a Lanús, un sobborgo di Buenos Aires, in una famiglia tribù, da padre falegname e da una madre che adora. Io sempre quando urlo, urlo mamma, mamma, perché penso che è la cosa migliore. Argentina, patria del tango, meta di molti italiani immigrati fin laggiù, terra di forti passioni politiche e di grandi differenze sociali. Qui Maradona brucia le tappe, preferendo il pallone agli studi. A soli 15 anni esordisce in prima squadra nell'Argentinos. Poi si trasferisce nel Boca Juniors. Infine, prima dell'arrivo da Ferlaino, tenta l'avventura straniera con i catalani del Barcellona. A 9 anni Maradona era in grado di palleggiare con quel sinistro dal pian terreno sino al sesto piano, facendo le scale naturalmente, senza far cadere il pallone. La seconda stagione di Maradona in maglia azzurra lo vede brillante guida per un onorevole terzo posto. Sembrano tornati all'ombra del Vesuvio quei giorni non lontani in cui un altro fuoriclasse straniero, l'olandese Rudy Kroll, ha permesso al Napoli di raggiungere le posizioni di testa. Sì, sì, ho visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che entra in porta. La città è sempre più innamorata di un giocatore che nell'estate di quell'anno conquisterà gli amanti del calcio vincendo i mondiali in terra messicana con giocate strabilianti. Nessuno che non abita a Napoli si può immaginare tutto quello che lo dicevano la gente durante la settimana. Per questo questo gol, questa vittoria se la merita la gente. Era il pallone. Io nella mia così carriera di giornalista e di critico non ho mai dato a nessuno, tranne a Maradona, 10 in pagella. Un uomo che praticamente è nato con il pallone tra i piedi, che ha convissuto con il pallone sino ai 20 anni, che attraverso questa continua esercitazione, questo amore che aveva per il pallone è riuscito ad essere Maradona, oltre al talento, non aveva bisogno di allenarsi più di tanto. C'erano altri giocatori che dovevano allenarsi e fare gli straordinari per cercare di migliorare il loro quoziente tecnico. Lui aveva bisogno di mantenere il motore rotondo, leggero, per non andare in nausea da pallone, perché quando
si è sottoposti a questo tipo di pressione, a questo tipo di responsabilità enorme che aveva Maradona e che sentiva fin dal primo giorno che si presentò a Napoli, perché voleva vincere le partite da solo, perché aveva un ingaggio 3-4 volte superiore al più pagato dei suoi compagni, poteva diventare poi una forma di crisi di rigetto verso questo attrezzo che è stato il suo grande amore. Eravamo estasiati da lui, sicuramente tutti i compagni, era un divertimento vederlo palleggiare, vedere il più grande giocatore del mondo essere più umile degli altri giocatori durante l'allenamento. Diego aveva un rapporto splendido con i compagni, anche se il fatto che non veniva spesso agli allenamenti avrebbe dovuto condizionare il rapporto con i suoi compagni, invece riusciva a mantenere un rapporto buono con tutti quanti. Anche perché poi nel calcio conta la domenica, no? E lui la domenica c'era e a volte ti faceva vincere, anzi spesso e volentieri ti faceva vincere. Siamo a Soccavo, possiamo dire il tempio di Maradona dopo il San Paolo. Ecco, in questo posto dava tanto spettacolo, Bruno. Sì, qui era veramente il posto dove Maradona esprimeva tutta la sua scienza calcistica, gratis per i privilegiati, i napoletani privilegiati, che fino a quando Ottavio Bianchi e poi anche Bigon non hanno chiuso l'accesso al pubblico, sono stati beneficiati proprio da Maradona di questi numeri. Ricordo la sera di Barcellona, quando finalmente in un ufficio piccolissimo lui firmò questo contratto con Napoli, con l'assenso della sua società, e scoppiò a piangere. Ecco, quel giorno scoprì un Maradona diverso. Avevo sempre sentito parlare di questo giocatore stratosferico che aveva già giocato il Mondiale nell'82, che era stato pagato dal Barcellona una cifra clamorosa per un contratto lunghissimo, e vidi un ragazzo, scoprì un ragazzo come tanti altri, che arrivato al culmine di un'avventura, cioè quella del suo trasferimento al Napoli, scoppiò a piangere come se avesse, ecco, come se non potesse veramente trattenere quello che sentiva dentro. E gli disse: Diego, ti rendi conto che un giocatore della tua dimensione, della tua fama, a Napoli rischia di essere soffocato per troppo amore, rischia di vivere una vita stressantissima e di pagarne poi le conseguenze? Maradona mi fissò negli occhi come se avessi bestemmiato e mi disse: io tengo gana de amor. Io quiero, io necesito amor, io ho bisogno di amor. '84, Salvatore Bagni incontra un certo signor Diego Armando Maradona. Com'è stato questo incontro? Ma la prima volta sono rimasto un po' sconvolto, perché ci siamo ritrovati in albergo tutti insieme, io, lui, la famiglia, altra gente che era dietro lui. Avevo un codazzo di gente, insomma c'era un po' di caos, un po' di confusione. Siamo stati un mese a Royal insieme. Senta, il resto della giornata, a parte gli allenamenti, lì passava a questo tavolo giocando alle carte? Sì, molto spesso, quando c'aveva il tempo libero, gli piaceva giocare un po' a carte, insomma. Ecco, senta, però mi hanno detto che mentre lui giocava a questo tavolo, là fuori praticamente il corso era pieno di persone che stavano a guardarlo. Sì, perché Maradona era Maradona, quindi l'attrazione era grande, quindi la gente voleva vederlo, voleva toccarlo. In questo albergo ha vissuto quasi un anno prima di sistemarsi altrove, di trovare una casa. E in fondo aveva Napoli ai suoi piedi, insomma, era un re.
1986-87. Maradona fa entrare il Napoli nella storia del calcio. È il primo scudetto, il titolo tanto atteso e promesso da Diego sin dal giorno del suo arrivo. Gli azzurri conquistano la prima posizione alla settima giornata. Non l'abbandoneranno mai, in una lunga ed esaltante corsa che travolgerà le sue dirette concorrenti, Juve e Inter su tutte. Dico, la fortuna sta con noi, sta con il Maradona. Veramente orgoglioso di essere il capitano del Napoli. Credo che oggi abbiamo capito che stiamo giocando contro di tutti. Napoli ha giocato benissimo e mi ha fatto giocare bene a me. Con il Pibe de Oro si esprimono ai massimi livelli tutti, dal portierone Garella al guerriero Bagni, dal napoletano Verace Ferrara a Rambo de Napoli, dal goleador Giordano a Carnevale. E Napoli impazzisce di gioia. Meritatissimo. Era come tutti gli altri, felice alla stessa maniera, perché è un qualcosa che ti conquisti una vittoria. Tra l'altro bisogna pur dire che a Napoli vincere probabilmente dà anche soddisfazioni maggiori, perché si è in mezzo a tantissime difficoltà e quando si emerge probabilmente il gusto della vittoria vale sicuramente tantissimo. Qui c'è stata la festa del primo scudetto, festa organizzata proprio dai giocatori e dall'allenatore. In effetti hanno festeggiato loro da soli con l'allenatore e lo staff tecnico e medico. Era una cosa privata, non organizzata dalla società, e fu una serata di vera baldoria perché si lasciarono andare un po' tutti, onestamente anche noi, era una serata particolare. Sempre ho creduto in questa squadra, non mi è dispiaciuto lottare per la retrocessione, adesso non mi dispiace neanche lottare per lo scudetto. Il campionato del mondo l'abbiamo vinto fuori della mia terra, per quello io mi sono sentito a Napoli come in casa, per quello è più importante questo. Una Napoli che in quei giorni era diventata una Rio de Janeiro in pieno carnevale e qualcosa di più. Chiaramente Maradona era qualcosa di simile a San Gennaro, qualcosa sicuramente di più di un calciatore, per quanto fenomenale. Maradona quel giorno capì di aver dato a Napoli una gioia unica, una soddisfazione che questa città non aveva mai provato, ed era il più napoletano dei napoletani. L'appetito vien vincendo. Così il Napoli, insaziabile, si aggiudica per la terza volta nella sua storia la Coppa Italia. È la conferma di un dominio netto, indiscutibile. Il Napoli si identificava in Maradona.
Molte volte non era il Napoli che affrontava la squadra X o Y, era Maradona che affrontava la squadra X o Y. Quindi Maradona fatalmente oscurava i compagni, ma li valorizzava in un'altra maniera. Li oscurava perché figurava quasi costantemente lui nei titoli dei giornali, nei documenti televisivi, ma li valorizzava trascinandoli in campo. Io credo che se Diego fosse a una festa elegante con un impeccabile vestito bianco e gli venisse lanciata una palla infangata, la stopperebbe tranquillamente con il petto. In queste parole di Francisco Cornejo, lo scopritore di Maradona, c'è tutto l'amore per il pallone di un campione capace di funambolici numeri, di giocate geniali, di pezzi di bravura eseguiti in ogni partita. Ecco, se tu dovessi più definirlo come un giornalista, con tre parole, con tre, quattro parole, aggettivi, cosa diresti di questo Diego? Geniale. Inimitabile, unico. Maradona mi annunciò che avrebbe sposato Claudia, l'eterna fidanzata, la quale conviveva con lui e aveva già dato a Maradona due figli, e mi disse: io posso fare delle sciocchezze, concedermi magari qualche libertà, ma Claudia rappresenta l'ultimo approdo, il porto sicuro nel quale rifugiarmi. E ho avuto, come dire, il privilegio di essere uno degli invitati a questo matrimonio faraonico, di stile hollywoodiano, magari anche un po' kitsch, come qualche collega non invitato lo definì. Ma fu piacere di vivere un gran giorno, quel giorno, alla Maradona naturalmente. Devo ricordare che Maradona non invitò solo la squadra con le famiglie e alcuni amici. A sue spese? A sue spese, certo, noleggiando in pratica quasi totalmente un aereo e naturalmente anche le spese d'alberghiere, inutile dirlo. Ma invitò anche alcuni giornalisti con cui riteneva di essere in particolari rapporti di amicizia. E devo dire che non fu affatto un matrimonio disorganizzato, come fu detto, ma anzi un'organizzazione perfetta e senza sbavature. Il segno della croce all'ingresso e all'uscita del campo di gioco. Per Maradona il sentimento religioso è fondamentale. Nei suoi ricordi più importanti resta il giorno della visita al Papa. ...1987-88, l'anno della delusione. Sembra già fatta per un bis straordinario. Invece il Napoli si mangia un cospicuo vantaggio e si fa scavalcare dal Milan in un drammatico scontro diretto al San Paolo. Le polemiche avvelenano l'ambiente, le divisioni tra giocatori, allenatore e dirigenza non aiutano la squadra a superare i momenti difficili. Non basta Maradona e un attacco esplosivo, un'autentica macchina da gol, per confermarsi campioni d'Italia.
dedicare questa vittoria al presidente Ferlaino che non credeva in noi. No, a me è piaciuto oggi la grinta che ha messo in campo tutto il Napoli, per quello credo che abbiamo fatto una grandissima gara. Al dottor Acampo, grazie a Carmando, grazie a Andrea, grazie ai compagni che mi hanno dato la fiducia che ho bisogno per scendere in campo. In più del Milan non è tanto come la marcia indietro nostra, quello è il problema, perché sì, il Milan sapevamo che giocava così, noi dovevamo dare un pochettino di più, non l'abbiamo fatto e abbiamo perso la partita. Maradona, la stampa, la TV. Per il mondo dell'informazione ogni parola di Diego è stata un avvenimento. Io approfitto questa sosta per fare questo, anche per dire a qualche giornalista che ci sono delle cliniche per la invidia e per la cattiveria. Ma io continuo a lavorare, a fare questo che mi piace tanto. Dopo vediamo che deve fare Ferlaino, Bianchi, devono guardare un pochettino perché noi abbiamo avuto dei problemi che negli ultimi 5 giornate che abbiamo perso tanti punti, non lo so, dobbiamo, se vogliono vendere Maradona, non lo so. Che ha creduto in qualche giornalista che questo Napoli era in crisi? Io dico che se questo Napoli è in crisi, io voglio sempre la crisi del Napoli come questa. Quando si parla tanto, devi giocare, devi dimostrare a quelli che ti hanno dato il permesso, chiamasi Ferlaino, ai tifosi, non puoi essere stanco perché sennò hanno ragione quelli che parlano. Le ammonizioni non sono mai previste, però quando vengono così io difendo la mia squadra, l'arbitro sicuramente difende quello che pensa lei che è la cosa più giusta. Secondo me non era giusto, ho detto delle cose e lui mi ha ammonito. Continuiamo in silenzio stampa purtroppo, se no si poteva parlare in questi momenti per tapparle la bocca a qualcuno. Per noi giornalisti giovani il fenomeno Maradona ha avuto una duplice connotazione, è stata da un lato un'esperienza professionale piuttosto interessante, perché io che lavoravo al desk, cioè diciamo la preparazione delle pagine, era un continuo stare in allerta, perché voglio dire, a Napoli quando c'era Maradona ogni cosa che riguardava Maradona era un potenziale sconvolgimento delle pagine, un cambiamento della gestione ordinaria, quindi per un ragazzo che cominciava era fare subito esperienza di smantellare pagine, rifarla, anche se lui magari partiva più tardi rispetto alla squadra o li raggiungeva con un altro mezzo. E poi l'altro aspetto fondamentale invece è stato che per noi abbiamo finalmente visto un Napoli vincente, e quindi abbiamo visto sicuramente una squadra che ha riportato l'Europa a Napoli, che ha riportato successi, conquiste, scudetti. Allora i vecchi giornalisti non l'avevano vissuto, noi invece da giovani siamo partiti subito bene.
Diego è stato sempre disponibile, tranne in alcune fasi quando decideva improvvisamente di fare i suoi misteriosi silenzi stampa. Dico misteriosi perché poi all'improvviso rompeva questi silenzi stampa, all'improvviso decideva che doveva far sapere qualcosa al mondo e ne parlava. E ricominciava a parlare con i giornalisti. Mi ricordo a tal proposito una vigilia, tra l'altro dolorosissima per i napoletani, una vigilia di Napoli-Milan, quando il Milan venne a Napoli, scavalcò il Napoli e vinse poi lo scudetto. Maradona in quel periodo era in silenzio stampa perché si era offeso per alcune cose che erano state scritte sul suo conto. Comunque improvvisamente decise quel silenzio stampa, per l'importanza dell'avvenimento, dovesse essere rotto e lo fece così, cantando e gridando per il sottopassaggio del San Paolo le sue dichiarazioni. Cioè non erano i giornalisti a fargli le domande, ma era lui che spontaneamente, automaticamente rilasciava dichiarazioni. Mi ricordo la sua: neanche una bandiera rossonera al San Paolo voglio vedere domenica. E tutti facemmo il titolo su una dichiarazione di Maradona. Maradona è stato uno degli uomini più noti al mondo, forse più noto anche del Papa, quindi era inevitabile che l'interesse verso di lui era talmente grande che poteva anche nascere qualcosa sui giornali che a lui non piacesse, e quindi lui reagiva in quella maniera. È inutile che si parli di più, se fanno delle trasmissioni, se riempiono i giornali a parlare di questo Napoli, per sicuramente non parlare di altre squadre che sicuramente sono meno forti del Napoli. Alemão, Careca, Maradona. Un fantastico trio sudamericano si esprime nel Napoli del 1988-89, l'anno di un altro piazzamento d'onore alle spalle di un Inter da record. La compagine partenopea conferma la sua potenza con una serie di sonanti e prestigiose affermazioni. 8-2 al Pescara, 4-1 al Milan per rimarginare la ferita dell'anno precedente, 5-3 alla Juve sul terreno del Comunale di Torino. Lo spettacolo continua sulla ribalta europea. Il Napoli si aggiudica il suo primo successo internazionale, la Coppa UEFA. Le sue vittime sono i greci del PAOK, i tedeschi orientali del Lokomotive, i francesi del Bordeaux, la Juve in un doppio confronto avvincente, il Bayern di Monaco e infine un'altra compagine teutonica, lo Stoccarda.
Nella finale d'andata